Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Blue Domain 2 Legacy of Kain. Oggi esploreremo la città bassa vera e propria. Quindi vediamo se intanto iniziamo a trovare qualcosa di interessante in giro. Mi sto tra l'altro anche ridivertendo a riscoprire questo titolo, soprattutto in questo periodo dove magari siamo un po' più liberi tutti e riusciamo magari a fare determinate cose che in realtà non si facevano prima. Allora, qui voglio provare ad utilizzare il salto per aggredire. Mi ha evitato. Mi ha evitato. Fenomenale. Non immaginavo potesse evitarmi così. Ok, qua ci prendiamo la spadina. No. Ecco, magari così ci arriviamo, vediamo. Non riesce a... riescono a evitarmi, fenomenali. Perfetto. Però alle spalle, se non sbaglio, dovrei riuscire a colpirli. Questo, diciamo, questo succede solamente perché loro si trovano di fronte e quindi mi vedono arrivare praticamente. Ma solitamente dovrei riuscire a colpirli. Allora, questi non li facciamo fuori perché non ne vale la pena. Ho notato che comunque anche negli episodi precedenti perdo parecchio tempo ad eliminare persone che in realtà posso tranquillamente evitare. E questo mi fa perdere comunque una buona quantitativa di tempo. Allora, ora devo capire effettivamente dove si doveva andare, perché qui c'era la parete. E rigiocarlo dopo anni comunque si vede, eh? Cioè, nel senso, mi fa perdere tempo. Ecco, forse magari dovevo aspettare che la situazione si calmasse. Vediamo. Qua non si può aprire. Andare. Forse da quel lato? Eppure qua, tutto chiuso. Ecco, vedi, probabilmente dovevo andare di qua. Persone che si spaventano perché mi vedono aprire i forzieri dei vampiri. Esatto, e qui dobbiamo passare. E tra l'altro è la stessa zona dove è passata Uma precedentemente. Qui.
Qualcuno dovrà insegnarti una lezione. Ma no, ma che cazzo, come fa a vedermi? Qualcuno dovrà insegnarti una lezione. Vabbè, è una mezza cagata comunque questo. Che in realtà loro non potrebbero vedermi. Però vabbè. Facciamo finta di niente, dai. Facciamo che non sia successo niente. E anche colpa mia che non avevo visto inizialmente la nebbia. Avrei sicuramente approfittato della situazione. Che cazzo? Cioè, mi spuntate così? Dal nulla spuntate? Ecco, qui siamo spuntati praticamente oltre la barriera. Zona riservata a questo passaggio è solo per chi lavora di notte. Io faccio il turno di notte. Allora mi dica, per chi lavora? Non lavoro per nessuno. Se ne vada, non mi faccia perdere tempo. Ci rivedremo. Ben presto. Quindi a quanto pare qui ci vuole un permesso speciale per entrare. Avevi detto che saresti tornato subito a casa. Calmati, donna, se non avessi bevuto con loro non avrebbero comprato. Che cosa le servo? Informazioni. Mi manda Uma. Tu hai un messaggio per me. Solo ciò che mi hanno detto. Chi ti ha detto? Giuro che non lo so. Era buio e non capivo da dove venisse la voce. Sembrava uscire dal ventre della notte. Comunque mi disse di darle un messaggio. Cerca il venditore vicino al magazzino. Ha delle notizie per te. Questo è tutto? No, se lei dirà ad Duncan che lavora per i mercanti Duckets, la farà entrare nel cancello che porta alla zona degli operai. Ok, quindi abbiamo capito come oltrepassare il posto di blocco di poco fa, no? Ho visto con questi occhi. Ok. Beh, i Sarafan cerco sempre, se è possibile, di eliminarli, perché possiedono tanto sangue da assorbire e quindi di conseguenza anche tanta linfa. Successivamente eliminare le persone normali, ovvero i cittadini, non conviene più, perché daranno veramente un minimo di linfa e anche un minimo di sangue. Gliel'ho già detto, solo operai. Lavoro per i mercanti Duckets. Ora fammi passare. E questo è perché non mi ha fatto passare prima. So che stavi facendo il tuo lavoro, ma a causa tua. Cosa abbiamo? A causa tua stavo subendo un rallentamento della puntata, quindi non va bene. Siamo oltre la barriera. Lì c'è un Sarafan, quindi facciamo attenzione. Questo è un marchingegno che si attiva solo con il glifo, quindi come potete vedere si estende tutto di là, gira. E arriva da questo lato. Quindi dobbiamo andare forse di qua? No. E allora probabilmente dobbiamo andare su.
I Sarafan per ora non combattiamoli. Oddio. Perfetto. Qui giustamente dobbiamo riutilizzare il salto. E attiviamo l'energia. Vedete anche quanti sono qui i Sarafan, sono parecchi, quindi diciamo che già affrontarne tre in una volta sola non sarebbe un grandissimo, non sarebbe un grandissimo acquisto. Per cui per il momento evitiamo. Perfetto, altro enigma. Questi sono dei sorti di trasportatori di energia. E come potete vedere, servono praticamente a creare un passaggio o a interrompere un passaggio di energia. Ora, in questo caso, pare che non funzioni bene. Nel frattempo andiamo esperienza. Quindi noi prendiamo questo, che è quello funzionante. Questo lo togliamo. Portiamo quello funzionante in modo tale da permettere all'energia di passare. Dato che sono due pannelli praticamente. Quindi vedete qui l'energia passa. E adesso la facciamo passare anche dall'altro lato. Per il momento diciamo gli enigmi ovviamente sono abbastanza semplici. Però piano piano avremo a che fare con diverse abilità che dovremo utilizzare. Allora, qui c'è un bel checkpoint. Qui continuiamo. Per entrare serve la parola d'ordine. Qui per entrare serve la parola d'ordine, che per il momento non abbiamo. Anche se in realtà la conosco già la parola d'ordine, però. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? La tua morte. Easy. Se riesco a beccarlo. Ecco, vedi? A lui sì, lo riesco a beccare. Diciamo che loro come intelligenza artificiale sono più stupidi rispetto ai Sarafan. Quindi giustamente, anche se gli volo praticamente in testa, non se ne accorgono. Ecco, lì c'è un Sarafan. Allora, teoricamente il Sarafan non dovrebbe attaccarmi se non faccio nulla di sospetto. No, invece mi attacca. Perché giustamente, che facciamo? Non l'attacchiamo una persona così a caso? Certo che l'attacchiamo. Mi ricordavo che in realtà i Sarafan inizialmente ti attaccassero solo se... diciamo facevi qualcosa di sospetto. Non ricordavo che ti attaccassero a prescindere.
Allora, noi dobbiamo entrare qui. Sì, se magari risposte. Scusa. Dai, non ti voglio crepare. Bravo. Lasciami in pace. No, non dovevo entrare qua. Vabbè, tanto tu mi attacchi a prescindere, quindi tanto vale. Buonasera, oh. Amico. Posso aiutarla, signore? Mi manda Uma. Dobbiamo parlare, noi due. Ah, lei è uno di loro, giusto? Sarebbe a dire? Non importa. Allora sta cercando il santuario? Esatto. È nascosto sotto il negozio della Dama Blu, nella zona est del quartiere. Stanotte le guardie bloccano molte strade, dunque non sarà facile arrivare laggiù. I tetti, i vicoli minori e perfino le fogne possono aiutare chi non desidera attirare l'attenzione, ma chi vi abita potrebbe non essere amichevole. La prima cosa che dovrà fare è superare il guardiano in fondo a quel vicolo. Gli dica la parola d'ordine, notte eterna, la lascerà passare. Molte grazie. Ok, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Ok, adesso che sappiamo la password, notte eterna, possiamo ritornare dal tizio. Quindi torniamo indietro. Diciamo che fondamentalmente alcuni livelli sono così, no? Vai in un posto, sblocca la cosa, vai nell'altro posto, risblocca l'altra cosa. Diciamo abbastanza semplice come meccanica di gioco. Parola d'ordine. Notte eterna. Un attimo. Ok, questo non lo faccio fuori perché in realtà stava facendo il suo lavoro e non mi ha risposto in maniera sgarbata, vedi? Bisogna essere gentili ed educati. Qualcuno mi aiuti, per favore! Ok, così non soffrite più. Tanto se vi hanno tenuto qua segregati, difficile che vi avrebbero liberati, quindi tanto vale. Faccio anche un po' di giustizia. Allora, qui non c'è nulla. Qua invece dobbiamo utilizzare il saltino. E qui ci appropinquiamo ad assorbire altra esperienza. Allora, lì c'è un tizio. Qua la porta ovviamente è bloccata. Quindi qua facciamo così. Qua facciamo così. Ora qua il tizio cerca di capire cosa è successo all'amico. E noi lo mandiamo a raggiungere il suo amichetto. Allora, qui cosa c'è? Un bandito. Adesso vi faccio vedere il significato della planata. Avete visto? Una bella planata come si deve. Oddio, e tu dove eri?
Mea culpa, non ti avevo visto. Allora, qui non so se si attivava l'energia. Sì, ok, qui si attiva l'energia. Dice che dobbiamo spostare tutte queste casse dall'altra parte. E ora non facciamo altro. No, non ci credo, dai. Vabbè, saliamo le scale. Facciamola alla vecchia maniera. Ah, oddio, ma qui sono tornato indietro? Ah, sì, sono caduto dall'altro lato. Porca miseria. Sono caduto dall'altro lato. Tanto qua l'ingresso era già aperto, quindi... Peccato che non si possa saltare sulle scale per farle... più velocemente. Stai zitto, qualcuno cosa? Dammi il tuo sangue, che è buono. Allora, perdonatemi, facciamo sempre attenzione all'esplorazione, perché comunque diciamo che le casse dei vampiri possono essere ovunque, proprio letteralmente ovunque, quindi diciamo che fare un giretto così in esplorazione non ci costa nulla. Anche perché comunque poi è tutta esperienza. Qualcuno dovrebbe... È tutta esperienza che fa comodo. Ok, quindi creato un passaggio nuovo. Ma proprio sono crepati direttamente. Cioè col tonfo della cassa sono crepati. Perché non è che li ha toccati fondamentalmente. Madonna mia. Cioè o sono morti dallo spavento. Cioè la cassa in realtà non li ha colpiti. Altro checkpoint. Qui si può aprire? No. Così ne abbiamo affrontato uno solo. Quello era crepa da solo. Ok,
Vedete, il salto è utile in certe occasioni proprio perché ti permette di sfruttare l'inferiorità numerica. Cioè, tu dici, come fai a sfruttare l'inferiorità numerica? La sfrutti in questa maniera. Scusa, ma è là sopra? Ah, Madonna! Cioè, te ne rendi conto di come si è buggato? Che non mi faceva toccare la cassa. No, vabbè. Non ho parole. Non ho parole. Cioè, da un'ora la soluzione è giusta. E tu da dove sbuchi fuori? Ma stai zitta. Dai, va, che mi avete fatto perdere 3 litri di sangue. Cioè, praticamente proprio mi si era buggato l'interazione con la cassa. Cioè, ti rendi conto? Cioè, io la potevo starci praticamente tutta la serata. Ma tranquillamente potevo starci tutta la serata. Ok, qui c'è un'altra casa, c'è un'altra cosa da rompere. Ah no, forse non è da rompere, ma è da riempire con l'acqua. Devo andare a riempire ancora allora. Forse. Dai, facciamo level up, forse. Allora, vediamo se dobbiamo riempire ancora d'acqua. Ma forse no, forse ci arriviamo. Perché io praticamente lì ci arrivo col salto e poi saltando mi posso aggrappare alle scale. Almeno credo, eh. Lo proviamo subito. No! Cazzo! Niente, c'è sto gioco di profondità che ogni volta mi fotte. Ok, sono tornato in vita. Ah, ho perso anche le armi. Cazzarola. Certo, ho perso praticamente tutto perché quello era un checkpoint. C'è brutto comunque sta cosa che ci sono dei piccoli bug. Guarda, va, guarda, guarda, muro invisibile.
Proprio letteralmente muro invisibile. Che diciamo che in alcuni casi è buono, perché magari non ti fa cadere dalle sporgenze, non ti fa cadere. Che novità ci sono? Bene, Sarafan se n'è andato, non mi ha visto. Potenziamento delle armi. Ma quello, scusa, come fa a urlare? Cioè, come fa a vedermi? Ehi, non t'azzardare. Niente, non sono riuscito a impedirlo. Qua non si può aprire. Mi ricordavo ci fossero anche le porte inutili qua. Vero fantastico. L'uso delle immagini e di neomodernismi impressionistici era proprio stupefacente. Esatto. Belli colori. Sì, sì. Lontano dal comando. La cosa più strabiliante era il pathos del protagonista. Sta lontano dal comando. Riusciva a decidere se lasciarsi manovrare dal destino oppure se forzare la sua mano crudele. Mi ricorda l'uso che Sergio aveva fatto. È fuori uno e fuori due. Lo spadino è potenziato, ma io voglio la spada lunga. Bene, comando attivo, e c'è una bella forma di condanna a morte. Bello, assolutamente bello. Altro checkpoint. Qui non c'è nulla. Diavolo. Beh, no, il salto che non mi funziona è fenomenale. Boh. Ci sono delle cose che non ricordavo di sto gioco, comunque fatto abbastanza male. E non credo che comunque si possa giustificare il fatto che sia un gioco vecchio o nuovo, perché, cioè, proprio queste sono meccaniche di base che vengono, cioè che mancano proprio. Ok, non si può abbassare più di così. Ok, è tornato su. Tornato su l'acqua. Quindi è una cosa a tempo, fammi capire. Cazzo. Ah sì, praticamente è una combinazione di eventi a tempo.
Va bene. Aspetta, sta scala dove mi porta? Ok, mi porta qui su, ma niente di serio. Allora. Ok, praticamente devo sbrigare. Non ci arrivo col tempo. Cioè, se questa la apro così. Cioè, già si è chiusa. Cioè, non può essere. Cioè, come dovrei fare? Ma sei serio? Ma non può essere, c'è per forza qualcosa che devo bloccare, non lo so, ci sarà. Non ha senso così. Cioè, neanche se fossi Bolt riuscirei. Cioè, proprio fatto male. Alcuni enigmi proprio fatti male. Ho tutto il fatto che a me piaccia comunque questo titolo, nel senso. Vediamo qui sopra se magari c'è qualcosa che mi dà una mano a bloccare. Anche se non credo, perché non c'è niente con cui. Ah, ecco, vedi. No, dammi la spada. Ecco, ora ci siamo. Mi sembrava strano, ho detto, ma non può essere che duri così poco. Ora, giustamente, posso mettere la cassa lì e farlo bloccare. Esatto. Qua giriamo la manopola. E adesso ho tutto il tempo per andare dall'altro lato.
Ah, bene. Beh, mi sono eliminato tutti da soli. GG. Rifocilliamoci. Aspettate che me ne è rimasto uno lì. A questo poverino lasciamolo in pace, che già si è abbastanza spaventato stasera. Tornatene a casa e cerca di dormire. Quale creatura si muove laggiù nelle tenebre? Fatti avanti e muori! Queste hanno addirittura l'apparecchietto che si illumina. Piccolo Sarafan senza cielo. Allora, qui non c'è nulla. Andiamo da questo lato. Mi sa che lì mi serve il salto. Diciamo che volevo evitare, però. Aia. Ok, devo disattivare l'allarme perché sennò incominciavano a uscire Sarafan. Ecco, ora questo però mi sa che è uscito. Eh sì.
Ah no, però non lo considera come... Ah vabbè, perfetto. Ottimo. Chiedo scusa. Chiedo scuse. Allora, facciamo attenzione. Qui c'è la nebbia, quindi sfruttiamola. Quale anima sventurata l'ardire di interrompere il mio pasto? Una che soffre la stessa sete e la stessa maledizione. Ah, una voce dal passato. Allora è vero. Kane è di nuovo a Noscott. Come fai a conoscermi, creatura? Quanto mi piacerebbe ucciderti qui e ora. Purtroppo sono richiesto altrove. Buonanotte. Aspetta. Tra l'altro li ha killati, ma non si è assetato, cioè non si è dissetato, scusatemi. Niente, sono ancora abbastanza confuso, mi sono svegliato da poco, ho fatto colazione e mi sono messo a registrare, quindi sono ancora tardo. Allora, qui abbiamo fatto tutto, possiamo andare altrove. Madonna mia, guarda come trotta. Ovviamente non devo seguirlo, perché comunque non c'è modo di poterlo seguire, però... Cioè, diciamo, però dobbiamo fare la sua stessa strada, ecco, non è un inseguimento dove dobbiamo catturarlo o dove dobbiamo in un qualche modo raggiungerlo per forza. Ti piace il mio operato, Kane? È stata una notte di banchetti. Vampiro, sei solo un rozzo macellaio. Con queste stragi annuncia a tutti la tua presenza. Ma non sono io a essere in pericolo, Kane. Sei tu. Allora tu servi Sarafan. Io servo soltanto me stesso. Ah, avevo dimenticato quanto detestavo il tuo tono arrogante. Sarà un piacere farti tacere per sempre. Ci rivedremo presto. Altro checkpoint. Non c'è nulla. Cosa? Ok, lì c'è un Sarafan. Volendo possiamo anche evitarlo, almeno per ora. Qui non si può passare. Oh, qua funziona. Tu non sai di qui. Almeno questo. Ah,
c'è tutto bloccato. Scusate l'interruzione, però ovviamente si aggiungono problemi su problemi ed è infatti da un paio di giorni che sono senza connessione internet. Quindi mi ha appena chiamato il tecnico per informarmi dell'aggiornamento della situazione e a quanto pare ancora non riescono a capire come sia possibile che io non abbia linea. Comunque, continuiamo. Infatti non so se avete sentito magari il telefono suonare, perché io ho staccato subito, ma penso che comunque il telefono si sia sentito. Però. Allora. Qua il ponte, esatto, rimane sott'acqua, quindi penso sia abbastanza useless. Allora, prima scendiamo, facciamo scendere l'acqua. Poi di qui spingiamo la cassa. Esattamente. Allora. Allora, sì. Allora, se non erro, qui adesso dovevo togliere il ponte. Poi far alzare l'acqua in modo tale che la cassa sia alzata dal livello dell'acqua. Rimettere il ponte. Ritogliere l'acqua. Esatto. Quindi rimettiamo il ponte, che adesso dovrebbe stare praticamente sotto la cassa. Esatto. Togliamo nuovamente l'acqua. Esatto. E adesso possiamo passare. Beh sì, questo era abbastanza semplice. Qui interrompiamo, così togliamo l'energia. Esatto. Lì c'è un potenziamento per le armi. Vabbè sì, qua non ci posso andare. Torniamo indietro, visto che adesso abbiamo attivato, cioè abbiamo disattivato tutte le barriere. Qua ci prendiamo il potenziamento. Questo è addirittura più grande. Non me lo ricordavo esistessero. Credevo fosse quello delle armi. Invece no, era un altro potenziamento più grande ancora.
Ecco, qui siamo alla Dama Blu. Vorador, il sadico edonista della foresta di Termagant. L'avevo già incontrato prima di vederlo nel suo nuovo ruolo e sapevo che non dovevo fidarmi. Ah, certo. Chi se non il padre dei vampiri poteva guidare la resistenza? Sono onorato, Vorador. Non ti chiedo alcuna falsa cortesia, Kane. Siamo alleati solo per necessità. Comunque, benvenuto nel santuario. Non è maestoso come il tuo vecchio castello, ma suppongo che ti debba accontentare. Fa il suo dovere, ma c'è poco tempo. Il potere dei Sarafan cresce continuamente. Presto ogni nostro rifugio sarà distrutto. Siamo nuovamente vicini all'estinzione. È ciò che un tempo loro credevano. Ma gli hai dimostrato che sbagliavano. Hai creato una nuova razza, una cosa che non ho mai saputo fare. E io ho avuto la mia armata. Ora siamo divisi e moretti. Allora riscattati e crea altri tuoi simili. Per creare un vampiro serve tempo ed energia. Non ho le forze. No, come ti ha detto Uma, dobbiamo uccidere il signore dei Sarafan. Quando sarà morto, i Sarafan crolleranno. Hai già fatto molto, Kane, e ti sei dimostrato il nostro migliore alleato. Dobbiamo pianificare l'attacco. Vorador! Che c'è? È successo il peggio. Perdonami, mio signore. Uma è stata presa. Presa? Come? Stava esplorando l'edificio principale del quartiere industriale, come volevi tu. Io ero fuori di guardia. Usando il sussurro, Uma mi disse che aveva trovato una cosa importante. Che cosa? Non lo so. Prima che riuscisse a dirmelo, è stata scoperta da cavalieri Sarafan. Sono accorso in suo aiuto, ma c'erano guardie dappertutto. Non ce l'ho fatta. Ho sentito che l'avrebbero portata al castello Sarafan per l'esecuzione pubblica. No! Poi le guardie mi hanno raggiunto e ho dovuto fuggire. Perdono, mio signore. Ci servono le sue informazioni. Dobbiamo salvarla, Kane. Sì, naturalmente. Dunque devo salvarla, mio signore? Noi non possiamo avvicinarci al castello. Verremmo subito scoperti. Tu invece puoi nascondere la tua presenza. Però l'entrata principale del castello è troppo vigilata. Devi parlare col vescovo di Meridian. Un vescovo alleato con noi? La promessa dell'immortalità può essere molto invitante per un vescovo la cui fede nell'aldilà vacilla. Il vescovo conosce un'entrata segreta al castello Sarafan. Lo troverai nella città alta. Digli che ti ho mandato io e ti farà arrivare al castello. E se Uma è già morta quando la raggiungo? Allora porterà nella tomba ciò che ha scoperto e le nostre speranze. Ora va, Kane. Trova il vescovo. La vita di Uma è nelle tue mani. E anche le nostre. Ed eccoci qua, primo cambio d'abito per il nostro Kane, che però... Ti conviene tornare a casa prima che puoi, per le strade ci sono i vampiri. Il marito di mia sorella ha visto... vabbè sì, ma non mi interessa, stai zitta. Stavo dicendo... E se non ti prendono i vampiri, le guardie Sarafan avranno sicuramente delle domande da fare a uno straniero che vaga in questa zona. Domande poco simpatiche. Hai finito? Grazie. Allora... primo cambio d'abiti per Kane, che ovviamente dovrà introdursi all'interno del castello, che però faremo nella prossima puntata. Quindi per il momento vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e noi ci becchiamo alla prossima.